Abbiamo subito un danno notevole e speriamo che questo danno non sia irreparabile nell'economia di questa stagione, sarebbe veramente grave. Soprattutto un danno che si è consumato nell'epilogo della gara e quindi è diverso rispetto a un danno, un torto subito al quinto del primo tempo dove ci sono ancora tantissimi minuti da giocare. Questa era una partita che ormai aveva preso una china assolutamente chiara e definita. Però questa è la premessa. Il grande rammarico che ho come dirigente di calcio è quello che noi come Movimento Calcistico Italiano, come federazione, abbiamo investito molto su questo strumento proprio perché diventasse uno strumento a disposizione della classe arbitrale, non per eliminare e debellare tutti gli errori, bensì invece per ridurre questi errori. E quindi l'uso deve essere un uso assolutamente scrupoloso, un uso razionale, e davanti a una situazione del genere, dove si confonde la soggettività con l'oggettività, chiaramente rimango basito, rimango deluso per lo sforzo che abbiamo fatto di introdurre questo strumento. Avete ricevuto qualche spiegazione? Avete parlato con Abisso, con Rizzoli? Si parla normalmente nei corridoi dello spogliatoio, ma io non me la sento di condannare un arbitro. Dico che forse il sistema va oleato meglio, va rivisto meglio, perché evidentemente qualcosa non ha funzionato. Quindi non sta a me indicare il colpevole o i colpevoli. Sicuramente questo lo considero, ripeto, per come si è svolto, un danno irreparabile per l'economia di una stagione per l'Inter. Spero che non sia fatale al termine del campionato. Ma perché possiamo stare qua a disquisire sul protocollo di utilizzo e sui criteri che compongono il protocollo? Probabilmente andrà rivisto, andrà migliorato, ma su quello è un dato di fatto che sta agli organi competenti. Il mio rammarico, come ho detto, è proprio perché con lo strumento della VAR ci devono essere delle valutazioni oggettive e oggettivamente parlando nessuno avrebbe potuto indicare nel gesto di D'Ambrosio un gesto che ha mandato poi il giocatore a colpire la palla con una mano. E questo è veramente dell'incredibile, perché è qualcosa che io ricordo benissimo da quando c'è la VAR, ritengo sia l'errore più grosso, ma anche grossolano, perché poi l'arbitro comunque era, diciamo, a breve distanza da ciò che è accaduto. Si è parlato di condizionamenti, magari quello che riguardava la prima partita, per le decisioni precedenti. Sarebbe ancora più grave se il ragionamento fosse stato ambientale psicologico, diciamo. No, questo lo escludo in modo categorico, perché sennò non sarei qua a parlare, mi dovrei dimettere. E credo invece che, ripeto, quando parlo di sistema che va oleato significa che ci deve essere una presa di posizione di chi è responsabile di questa struttura per far sì che le performance degli arbitri, e intendo estendere quando dico arbitri a tutto quello che è ormai la sistina, insomma gli arbitri tra quelli in campo e quelli al VAR, che deve essere assolutamente impeccabile considerando quello che è il riscontro mediatico, quello che è l'impatto nell'economia di una società di calcio.